amici di TV Gargano, buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento dello Sport dal Web, il rotocalco sportivo della emittente, o meglio della Web TV di San Giovanni Rotondo, che tutte le settimane vi dà conto di quello che accade nel territorio. Parleremo di calcio, ma ci succederà pure di parlare di calcio a 5, di basket, di pallavolo, tutto lo sport seguito da questa fortunata trasmissione. Questa settimana cominciamo a parlare di Foggia e io comincio, dopo aver presentato ovviamente gli ospiti, grazie a Danilo Calabrese, presidente della SD San Marco in Lamis, e grazie al direttore sportivo della Real, Antonio Campanile. Grazie per essere con noi. Intanto al telefono abbiamo il direttore di Telefoggia, Carmine Troisi. Ci senti, Carmine? Sì, ciao Antonio, buonasera naturalmente ai tuoi ospiti e a chi segue questa trasmissione. Grazie, ti ho strappato al volo e ti prometto e ti ho promesso di tenerti pochissimo. Carmine, i meriti di Fabio Gallo in questa sorta di resurrezione del Foggia? Beh, sono tanti perché Fabio Gallo ha ridonato a questa squadra tranquillità, ha dato un'identità soprattutto alla squadra e l'ha rimessa in piedi nel momento più complicato, perché è arrivato davvero trovando una squadra, non dico allo sbando, ma quasi una squadra che era incapace di esprimersi, non solo di fare risultato, ma di trovare prestazioni decenti. Sembra tutt'altro Foggia rispetto a qualche settimana fa, sembra una squadra trasformata nell'animo, e la speranza è che adesso chiaramente le cose continuino sul campo, perlomeno ad andare in una certa maniera, sperando anche che la squadra non subisca il contraccolpo di quello che sappiamo tutti è accaduto in settimana al proprio presidente. Dici qual è il tuo pensiero, che succederà adesso visto che il presidente è ai domiciliari? Beh, al momento non succederà nulla, nel senso che è un provvedimento di carattere giudiziario che riguarda il socio di riferimento, il presidente del Foggia Nicola Canonico, per problemi, diciamo, tra virgolette, che riguardano la sua persona fisica. Il soggetto giuridico, in questo caso il Foggia Calcio, il Calcio Foggia 1920, non è coinvolto. Cioè, per fare giusto un esempio, la situazione è diametralmente opposta a quella di qualche anno fa, quando furono attinti da provvedimenti giudiziari i soci prima Curci e poi Sannella, ma nell'inchiesta, per quello che era il teorema dell'accusa della Procura di Milano, il soggetto giuridico Foggia Calcio era pienamente coinvolto in quella indagine. Qui la situazione è diversa, c'è un presidente di un consiglio di amministrazione, nonché socio di riferimento del club, che ha un problema giudiziario ma che riguarda una presunta corruzione elettorale e che quindi comporta, diciamo, l'accusa relativamente a quella che è la persona fisica, ovvero a Nicola Canonico. Quindi al momento, diciamo, non ci saranno scossoni sotto questo punto di vista. Carmine, ma torniamo a parlare di calcio, che è meglio. Sì, quando sicuramente, fa molto più piacere. Infatti, molti sono convinti che gli schemi non valgano niente, invece io dico che questo 3-5-2 è l'abito migliore che sa indossare questa squadra. Assolutamente d'accordo con te, Antonio. È una squadra che ha dimostrato di reggere bene, soprattutto in questa fase, questo tipo di modulo. È chiaro che è un sistema di gioco che inevitabilmente, per come è stata costruita questa squadra, come un'idea di calcio che doveva essere improntata al 4-2-3-1 di Boscaglia, è chiaro che questo sistema di gioco ti sottrae qualità, sottrae spazio ad elementi tecnicamente sicuramente forse anche più bravi di quelli che in questo momento scendono in campo. Penso a Schenetti, penso a Peralta, però bisognava fare una scelta. In questo momento Gallo, e a mio modo di vedere ha fatto bene, ha scelto l'equilibrio rispetto alla bellezza estetica di una squadra che, tra l'altro, bisogna dirlo, nel primo scampolo di campionato tutta questa bellezza non ha mostrato, anzi tutt'altro, insomma. Carmine, non ti voglio trattenere oltre, grazie, però ti voglio strappare l'impegno a sentirci con più calma qualche altra settimana. Assolutamente sì, molto volentieri, con grande piacere. Grazie Carmine, grazie. Buon lavoro, buon proseguimento a voi. Bene, dopo questa breve chiacchierata con col direttore di Telefoggia, Carmine Troisi, una delle eccellenze giornalistiche della provincia, soprattutto del profondo conoscitore del Foggia Calcio, torniamo alla nostra
consuetudine nella nostra, nel nostro territorio e dobbiamo parlare di due sconfitte. Questo mi dispiace, però intanto cominciamo col dire, Presidente Calabrese, che le sconfitte in questo momento della stagione paradossalmente possono fare pure bene, perché come disse una volta ad un'intervista Albertosi, ben lette Enrico Albertosi, uno dei più famosi portieri nazionali, le sconfitte ben lette possono essere possono dare molto vantaggio alla società, al mister, soprattutto poi se avvengono ad inizio stagione, come adesso. Beh, le sconfitte in questo periodo possono sicuramente farti valutare per bene quello che hai fatto durante la campagna acquisti estiva, e vedere dove sei mancante e cercare di trovare dei rimedi prima che arrivi l'irreparabile. E allora, se dobbiamo perdere, meglio perdere ora e non perdere a marzo e aprile quando i punti sono pesantissimi. Sconfitta poi, insomma, la partita sembrava ormai andata verso un pari, tanti scontri a centrocampo, le difese che prevalevano sugli attacchi, poi invece è stato l'Ortanova che ha rotto l'equilibrio e paradossalmente ha cominciato a giocare meglio anche il San Marco, che comunque ha sciupato due clamorose occasioni, Presidente. Indubbiamente era una partita che, se fosse finita 0-0, era il risultato più giusto. Dopo aver subito il gol loro in maniera rocambolesca, è uscita fuori la squadra. È una squadra che è stata ferma per quasi tutto il primo tempo, si è svegliata negli ultimi 20 minuti, ha avuto dire due occasioni nitide e poco. La seconda, quella al 98esimo, era solo da spingere in porta, ma non siamo riusciti a fare neanche quello. È un periodo che va così. Aspettiamo che arrivi l'apertura del mercato, sappiamo dove puntellare la squadra con l'ingresso del nuovo main sponsor Power Team. Riusciremo finalmente a lavorare con più serenità. Mister Marcello ha richiesto dei profili e ci stiamo attivando per soddisfare le sue richieste. Ringraziamo di Questo nuovo. appunto è quello che ha letto Marcello Iannacone. Vabbè, c'erano già dei segnali nelle giornate precedenti, perché Marcello comunque l'ha sempre detto che manca qualche elemento a questa squadra, anche per rimpolpare un po' la rosa, che comunque è abbastanza steminzita. È emerso anche questo domenica, Presidente. Sì, quando c'hai la coperta corta te ne accorgi subito. Se ti mancano due uomini tipo Fiorentino o Gelli, ne risenti immediatamente. Se sei al completo te la puoi giocare con tutti quanti. Se non sei al completo hai qualche defezione, o tappi un buco ne tappi un altro. Quando ti mancano numericamente i calciatori è così. Per questo dobbiamo rimpinguire la rosa e cercare di migliorarla. Quello che ho detto a fine partita domenica è che tutti i ragazzi che stanno ora con noi, fino a dicembre sono sotto esame, ormai non guardiamo più per il sottile. Chi meriterà di cavalcare con noi, resta con noi, altrimenti faremo cambio gestionale. Anche perché, come stanno dicendo in tanti, poi molti sottovalutano questo girone A dell'eccellenza, ma alla fine se si vede la squadra che ha allestito il Manfredonia, se si vede al Bicelli, al Corato, si torna a pensare che sia un campionato molto difficile, Presidente. È molto difficile perché ci sono 6-7 formazioni di livello. C'è il Biceglie, c'è il Corato, c'è il Manfredonia, c'è il Sansevero, c'è il Mola. Sono tutte squadre che se la giocheranno fino alla fine. Vuoi il Manfredonia un passettino avanti agli altri, ma con i playoff gli altri non staranno a guardare. Vedi il Manfredonia comunque favorito, nonostante gli annosi problemi del campo, che insomma lo stesso De Candy, il mister De Candy ha ammesso che incide molto sul rendimento della squadra, perché comunque allenarsi su un campo dove non giochi, non poter giocare la domenica sul campo di casa, è una penalizzazione notevole, soprattutto per la fase di crescita della squadra. Concordi con questa valutazione, Io Presidente? concordo con questo e penso che il Manfredonia, se riesce a tenere la testa fino a quando rientra al Miramare, vincerà il campionato in carrozzella. Ne ero convinto anch'io, Presidente. Vabbè, io poi sono di Manfredonia, per cui mi faceva ancora più piacere. Però i fatti non stanno dicendo questo. Sofferta la vittoria con l'Incedit in casa, sofferta quella col Borgo Rosso, a San Giovanni non ha passeggiato, a San Marco non ha passeggiato, anzi, se l'arbitro vede quella mano che allunga la maglia di Salerno, può passarci pure un pari. Non ha vinto a Bicelli, quindi
Tutto sommato, e tu credi che sia tutto dipendente da questo, dalla questione campo, o c'è un rodaggio un po' rallentato perché comunque la squadra ha tanti senatori in rosa? Allora, la squadra è nuova, composta da giocatori di livello, per questo è molto più semplice per loro riuscire a fare amalgama. Il fatto di non giocare e non allenarsi su un proprio campo, non è una cosa da sottovalutare. Per questo, riformulo che se il Manfredonia, quando rientra al Miramare, si trova in testa alla classifica, non la lascia più la testa. In coda invece Vigoltrani sembra che stia quasi mollando. Sono le attuali Incedit, Polimnia, Canosa, Real City, Eunon Ebiceglia e Ortanova le squadre con quali dovete misurarvi per questa salvezza che pare complicata quest'anno. Siamo 6-7 squadre, tutte dello stesso livello, chi un po' più su, chi un po' più giù, e lotteremo fino alla fine per la salvezza. Quelle che hai elencato fanno parte del lotto a cui apparteniamo pure Presidente, abbiamo un amico in comune che ci ha lasciato qualche anno fa, è stato uno dei più bravi portieri della provincia, che il 23 di questo mese avrebbe fatto 60 anni, parliamo di Franco Trigiani, col quale io e te siamo cresciuti insieme. Che portiere è stato Franco e come sono cambiati i portieri rispetto a Franco Trigiani? Parliamo di un ragazzo con cui io ho giocato e ci ho fatto tutte le scuole superiori insieme. Per questo ci sono L'Istituto stato, Nautico. l'Istituto Nautica Manfredonia, ci sono stato a contatto per un decennio. Franco era un portiere un pochettino alla Zoff, fuori dei generis, non vedevi mai la parata plateale, ma era sempre lì. I portieri di oggi sono cambiati radicalmente. Gli si chiede di giocare con i piedi, gli si chiede di variare il ruolo del portiere. Ormai con la partenza dal A Franco basso. piaceva giocare con i piedi, eh? Ha calciato, io mi risulta che abbia calciato, Lollo mi risulta, l'ho visto calciare anche qualche rigore. No, no, Franco giocava con i piedi perché noi giocavamo spesso e quando giocavamo senza portiere lui giocava tranquillamente come noi. Però, come ti ripeto, il ruolo del portiere è cambiato tantissimo negli ultimi anni. Anche nelle uscite, le uscite alla tedesca, cose che non si facevano qua, invece ora il portiere con i nuovi preparatori che tartassano dalla mattina alla sera i ragazzi, c'è un nuovo prototipo di portiere. Certo, e ci uniamo anche al dolore che ha colpito il DS, il direttore sportivo del Foggia Calcio, parliamo del dottor Matteo Lauriola che ha perso la mamma in questi giorni, e davvero ci uniamo anche al dolore che sta colpendo il direttore sportivo del Foggia Calcio. E veniamo alla Real. Allora, Antonio Campanile, che partita è stata domenica? Il Levante di Capurso è stata già capolista, è una squadra allestita per vincere il campionato. Che partita è stata? Sicuramente una partita dove non abbiamo raccolto quello che probabilmente avremmo meritato, a differenza magari di domenica scorsa con la sconfitta col Mola. È una sconfitta che ha pesato, pesa, in settimana ha pesato, pesa attualmente perché è avvenuta davanti a un pubblico caloroso. Per la prima volta veramente ho visto il massa stracolmo di gente e ci ha fatto male. Ci ha fatto male perché è una sconfitta derivante esclusivamente da due errori individuali che possono anche passare perché gli under devono fare anche questo tipo di errori per poi arrivare pronti nel momento decisivo. Per il resto non ho visto una squadra che ha espresso un calcio così talmente propositivo da ritrovarsi in quelle posizioni, a differenza magari di un Acquaviva o anche dello stesso Spinazzola che non ha raccolto punti qui a San Giovanni. Vedendo noi, dispiace perché il primo tempo è stato un primo tempo di qualità, dove abbiamo proposto molte giocate, ci è mancata un po' di precisione e pragmatismo sotto porta, e poi il secondo tempo è stato un secondo tempo Concretezza anomalo. che hanno avuto invece Capurso, Esattamente, due che occasioni, quella. due reti e poi la partita praticamente finisce nei primi 45 perché il secondo tempo non si è praticamente giocato. Tra interruzioni, infortuni e poi anche la bravura della squadra avversaria che comunque ha tenuto il secondo tempo lì dove doveva tenerlo. Siamo usciti con rammarico, però ho visto una squadra che ha reagito almeno in settimana. Il gruppo si è unito, si è compattato. In questo momento sicuramente devono venire fuori gli over che devono guidare i ragazzi più piccoli con meno esperienza in quelli che sono poi i momenti delicati della stagione, perché una stagione è fatta
9 mesi, però poi è fatta di alcuni episodi che poi sono determinanti, non tanto per il risultato quanto poi per lo sviluppo della stagione stessa. È comunque un calendario che certo non vi ha aiutati da matricola, ovviamente vi è stato proposto il meglio del campionato, quindi questo per dire che comunque adesso dovrebbero finire questi scontri con squadre così forti. Il nostro campionato inizia domenica, inizia a Biceglie col Donuva. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà all'inizio perché le squadre che si sono presentate sono state allestite per fare un altro tipo di campionato, lo si vede in alcune, in altre meno. E il nostro campionato inizia adesso. Ci arriviamo forti di alcune prestazioni, dove forse non abbiamo raccolto quello che meritavamo, però la prestazione c'è stata, quindi siamo fiduciosi. Ci arriviamo con qualche infortunio che non ci aspettavamo, perché dopo 5 giornate avere 2 ragazzi praticamente fuori per tutta la stagione e avere anche qualche over con qualche acciacco pesante, insomma, potrebbe pesare. E per questo dico che adesso gli over devono stare vicino agli under, che devono venire fuori con il carattere, soprattutto più che con le qualità che sappiamo che ci sono. E quindi siamo lì, li aspettiamo, ci siamo uniti e iniziamo questo trio. Io ho visto il calendario proprio oggi. Adesso abbiamo Donuva Real San Giovanni, poi ospitate il Football Club e poi il Trani. andate a Trani. Sì, io ho visto queste 3 partite. Mi sono fermato qui. Credo che dopo ci sia l'Incedit. Adesso non sono sicuro. Daunia Foggia, Nuova Daunia Foggia, sì, l'Incedit per Nuova eccellenza. Daunia. Sì, scusami, a Foggia. Perché ho messo sulla bilancia queste 3 gare. Proprio perché queste 3 gare ci devono dire chi siamo e quello che possiamo ottenere da questo campionato. Ci danno per una matricola, no? Ci sta anche bene perché significa che poi chi andiamo a incontrare ci sottovaluta, potrebbe, o meglio, potrebbe correre il rischio di sottovalutarci. Però per quello che ho visto finora è vero che è un campionato di qualità, però io ho piena fiducia dei ragazzi, dei nostri ragazzi, e sicuramente possiamo e dobbiamo ottenere di più rispetto a quello che abbiamo raccolto finora. Le prime tre si giocheranno il campionato, Levante Azzurro, Nuova Spinazzola e Mola, o ci metti anche San Ferdinando e Nuova Daunia? Allora, io ho visto una grande squadra nello Spinazzola, nonostante, come ti ho detto, è uscito sconfitto dal Massa, però è stata una partita fatta di episodi, no? Dove probabilmente loro non si aspettavano un campo come quello nostro, non si aspettavano una formazione ostica come la nostra, e poi dove noi siamo stati bravi a cogliere quelle occasioni che abbiamo avuto. Sicuramente è stata la giornata protagonista del nostro Alessandro, Stefanicchio, quindi lo Spinazzola ce lo metto, ci metto il Mola perché ho visto una grande squadra organizzata, ho visto un organico completo e l'ho visto nel secondo tempo quando il mister ha deciso di fare alcune sostituzioni, dove chi è subentrato qualitativamente non peccava nei confronti di chi era uscito, anzi il livello era molto equilibrato. Per quanto riguarda il Levante, è una formazione che va rispettata, è un organico che va rispettato, però sicuramente, o meglio, perlomeno quella che è stata la mia impressione è che sia un passo indietro. E poi io ci metto l'Acquaviva, che nonostante sia un po' staccata, credo che siano 5 punti, 6 punti adesso dal primo posto. 4, L'organizzazione che ho visto no, nell'Acquaviva, 5 5, punti, sì. l'organizzazione che ho visto nell'Acquaviva è un'organizzazione importante, secondo me è una rosa che raccoglierà col proseguo del campionato, perché ho visto più concetti lì, magari concetti che devono essere sviluppati, quindi magari sai, lo sviluppo all'inizio è più difficile, però poi nel corso del campionato può arrivare. Io ce la metto a pieno. Invece già bagarre per la salvezza, Antonio, perché comunque appunto proprio dai 9 punti dell'Acquaviva, i tre del Capusso, Football Club Capusso, cioè in 6 punti ci stanno più di 8 squadre. Sì, ci aspettavamo questo campionato, ce lo eravamo detti, ci sono 5/6 formazioni, no, che hanno allestito organici diversi e poi c'è il resto. Bisogna lottare, sarà un campionato dove nessuno regalerà niente, è un campionato difficile, sicuramente molto diverso rispetto alla prima categoria perché va incontro a squadre organizzate sia a livello tecnico, a livello tattico e anche a livello dirigenziale che conta tantissimo in questi campionati. Squadre preparate, mister preparati, mister di categoria, quindi diciamo come ti ho detto prima ci danno per matricola perché ci affacciamo a questa esperienza e a questo campionato dopo tanti anni e con un organico comunque relativamente giovane. Però io ho piena fiducia della squadra, del mister, e speriamo di raccogliere in queste giornate che arriveranno punti importanti per poi affrontare il girone di ritorno
con estrema decisione e cattiveria calcistica, agonistica. Una domanda ad entrambi, perché comunque c'è una bella cosa che vi accomuna, la partecipazione della gente. Quanto vi sentite di aver raggiunto l'obiettivo? Perché comunque a questi livelli, al di là della possibilità di lanciare qualche ragazzo, di dare la possibilità ai ragazzi di giocare, che è una cosa importantissima, è bello anche vedere l'affetto della gente. Quanto vi dà soddisfazione questo fatto, Antonio? Allora, vedere lo stadio pieno, io che ho seguito le partite, no, dalla terza categoria in panchina, mi voltavo e c'era il silenzio assordante del Massa, era pesante. Adesso vederlo pieno, è una bella sensazione, soprattutto perché è uno stadio dove abbiamo riportato, gente che ha visto la promozione negli anni dietro, ma abbiamo portato Ma la soprattutto... promozione quando non c'era l'eccellenza pure, Sì, esatto, eh? io Prima mi del fermo alla promozione che è 91. l'ultima categoria importante che Prima del fece il San Giovanni. 91. E poi soprattutto vedo nuove generazioni. Domenica ho visto i nostri settori giovanili, no, in tuta, come si suol dire, in rappresentanza, a seguire la prima squadra ed è un qualcosa che aiuta tantissimo anche nella crescita del settore giovanile. Quindi San Giovanni sta rispondendo bene, sta rispondendo con interesse, anche grazie agli sponsor che ci stanno dando una mano quest'anno. Spero e mi auguro veramente che ora il passo decisivo venga fatto dall'amministrazione, perché l'amministrazione dovrà giocare un ruolo E fondamentale in mi questo risulta che si è discorso. dimesso l'assessore, però. Non ho notizie in merito, quindi non voglio commentare fatti di cui non so, ma chiunque poi si ritrovi, no, ad amministrare una città come quella di San Giovanni Rotondo, proprio per l'importanza che riveste questa città, deve farlo in piena consapevolezza. Mi aspetto davvero che non sia soltanto una tappa questa qui, no? Per poi tra 2, 3, 4 anni ritrovarci al punto di partenza, ma che sia soltanto uno step di crescita del Real San Mi Giovanni, risulta che non calcistico di avete San neanche il Giovanni. campo tutto il giorno, vi allenate su un Noi non ci campo alleniamo al Massa, non ci adiacente. alleniamo al Massa, come diceva il presidente, avere una squadra che si allena e poi gioca in casa sullo stesso campo fa tutt'altra storia, è di Certo, è fondamentale il famoso importanza, fattore è di campo. fondamentale anche perché basti vedere le dimensioni del B rispetto a quello dell'A e ti rendi conto di come noi giochiamo fuori casa anche quando giochiamo a San Giovanni, quindi è un problema. Stiamo cercando di colmare perlomeno il sabato andando a fare rifinitura sul Massà, però calcolando che adesso inizierà anche la terza categoria. Sicuramente sarà un campo che deve essere tenuto in condizioni perché altrimenti nel giro di 3-4 settimane lo andremo a perdere di nuovo. E forse è meglio fare il sintetico a questo punto, invece che terreno naturale, È purtroppo un argomento di dibattito il naturale questo. va curato, Antonio, sennò è Esattamente, peggio. Ti esattamente. fai Se queste sono male le perché è condizioni, meglio il disconnesso. sintetico. Se queste sono Sì. le condizioni, io preferisco il naturale, però se Certo. queste sono le condizioni, meglio il sintetico, E poi sì. costa il naturale. Esattamente, i Costa costi di tanto. gestione sono elevatissimi. Costa tanto. Presidente, poi il vostro pubblico invece ormai è maturo, perché sa che nel calcio si vince, si perde, ha capito che i conti si fanno alla fine, non durante la stagione, quindi davvero io quando vengo a San Marco trovo veramente un pubblico maturo, competente. Siete orgogliosi pure di questo, immagino. Dopo 10 anni Perché siamo anche questo l'avete orgogliosi. costruito a San Marco. Noi l'abbiamo costruita dal nulla, era una società che non esisteva. Per questo siamo riusciti pure a costruirci il tifo, che come dici tu è molto British, riesce ad accettare sia le sconfitte con le vittorie, perché sa che noi mettiamo l'anima e quando più di quello non hai, devi tirare fuori qualcos'altro che devono trovare dentro solo i giocatori. Poi abbiamo un'amministrazione che ci è stata sempre vicino. Ultimo fatto una decina di giorni fa, è riuscito a farci l'omologazione del campo in una settimana, sistemando tutto quello che c'era da sistemare. Questa è un'amministrazione che ha sempre navigato al nostro fianco, che dobbiamo ringraziare. Presidente, 10 anni, cominciate, sentite il peso o c'è l'entusiasmo della prima stagione? Parlo a te, ma lo dico, se dico la stessa cosa a Marcello, che siete l'anima di questa società. No, ora sentiamo di avere una responsabilità, ma sentiamo pure di essere affiancati da gente che ci spende qualcosa in più per farci andare avanti. Allora, quando sei gratificato da questo, la voglia ti viene ancora di più. E non mollate, ovviamente. Grazie al presidente Grazie Agnello a voi. Calabrese, grazie al Grazie a direttore voi. sportivo
Antonio Campanile. Ovviamente tornate con un buon risultato la settimana prossima. Speriamo di accogliere in pieno la tua richiesta. Anche se io ribadisco che in questo momento, se perdere significa trovare gli errori, cercare di rimediarci, ben vengono le sconfitte in questa fase della Ci stagione. sono, come diceva prima il presidente, ci sono sconfitte e sconfitte, le sconfitte che fanno crescere. In questo momento della stagione forse fanno più che bene di una vittoria sofferta e immeritata. Immagino che pure voi state rivedendo l'organico, state comunque cercando di puntellarlo, anche Allora, per le assenze di cui mi hai dobbiamo parlato. far fronte adesso a queste situazioni che si sono verificate nell'ultima settimana, quindi non ci aspettavamo sicuramente di perdere due titolarissimi come Pompilio e Fania, che era appena rientrato e a cui auguriamo il meglio e la pronta guarigione. Sicuramente dovremmo un po' rivedere, sì, la rosa su quella che poi è la base che poi definitiva dare il mister, sia in termini di modulo ma anche di organico e di tattica. Quindi ci ritroveremo tra un mese e analizzeremo alcuni aspetti. Grazie Antonio Grazie Campanile a voi. per essere stato con noi. Intanto ci prendiamo il merito di aver favorito l'assegnazione della scuola a De Bonis alla scuola basket San Giovanni Rotondo. Sono qui qualche settimana fa Francavilla che ha spinto per questa soluzione e pare che siamo arrivati al risultato, perché mi dice la regia che la scuola basket è riuscita ad avere la palestra della De Bonis e quella del tecnico. Buon lavoro anche al basket. Grazie ancora Presidente Grazie a voi. Calabrese, grazie ad Antonio Grazie. Campanile e chiudiamo qui questa puntata dello Sport dal Web. L'appuntamento ovviamente è rinnovato alla settimana prossima. Dalle 14 del sabato troverete il podcast che potrete consultare per tutta la settimana. Grazie a tutti e buon fine settimana e buona domenica a tutti.